Ci ho preso gusto e ho sperimentato un nuovo materiale per Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti in ombretta su Arte per Te. Rido perché mi sento in questo periodo un po' il piccolo chimico dei noartri, nel senso che mi sto lanciando nella sperimentazione di materiali fatti in casa. Ho una fissa in questo periodo, dettata anche un po' dalla moda che c'è, della pittura alla lavagna, che costa un botto! Allora, effettivamente la pittura lavagna è una soluzione veramente, veramente carina per creare delle superfici mobili e immobili, quindi pareti o oggettini su cui sopra si possa scrivere con il gesso. Costa veramente tanto e molto spesso, se uno vuole fare delle piccole cose, non vale neanche la pena comprare una latta. Non ne vale la pena perché Ombretta ha trovato un modo per fare la pittura lavagna. Non sono la prima, non sarò neanche l'ultima, però in vena di questa onda, di questa moda, voglio darvi anche la mia ricetta, che è una ricetta molto molto efficace, promesso. Benissimo, allora spostiamoci in laboratorio, scherzo, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra pittura effetto lavagna. Ecco l'occorrente per preparare la mia ricetta della vernice lavagna. Sottolineo la mia perché questa ricetta è frutto di un lungo studio sul web delle varie ricette presenti, ma attenzionando molto i materiali che le compongono. Essendo io una restauratrice, so come funzionano tra di loro i materiali e ho visto in giro moltissime vernici lavagna che fatte in casa, che effettivamente con il tempo non garantiscono la resa, perché hanno delle componenti che sono idrosolubili, quindi se noi andiamo a passare il panno, col tempo queste componenti di cui sono fatte si solubilizzeranno, ed ecco perché oggi invece vi darò delle alternative assai più valide per far rimanere persistente la vostra vernice lavagna. Innanzitutto la componente gessosa di cui è composta. Vi consiglio di usare sempre del gesso di Bologna, quindi un gesso che abbia fatto già reazione. Se volete una vernice lavagna sottile, non granulosa, questo è ottimale, vi supporterà lo strato lavagnoso senza, quando passerete la pezza, andare via. Quindi del gesso di Bologna, costa pochissimo. Questa vernice lavagna potete farla in vari modi, potrete farla persino magnetica. Se la volete fare magnetica, basterà invece del colore acrilico usare un ossido in polvere. È un pigmento in polvere a base di ossido di ferro e quindi il ferro attrarrà a sé, avrà il potere di attrarre a sé le calamite. Io ho scelto naturalmente il nero perché con ossido di ferro farò una vernice lavagna nera, la classica similardesia, quindi dell'ossido di ferro lo trovate in qualsiasi ferramenta a pochissimi euro veramente, ma gli ossidi sono di tutti i colori che voi volete, insomma, e servono di solito per dipingere in alto forno gli oggetti di ceramica, di argilla. Come vi dicevo, questa vernice lavagna che vi propongo oggi io ha la caratteristica di poter essere anche variopinta, di vari colori, quindi sì, c'è il nero come alternativa, ma possono esserci tantissimi altri colori, perché chi l'ha detto che una vernice lavagna debba essere necessariamente nera? Si può scrivere con gessetti su qualunque superficie, se la superficie poi consente sia il passaggio della pezza che il passaggio della pezza umida per essere pulita e trattenga la polvere di gesso sulla propria superficie. E adesso ne andremo a fare anche una colorata, quindi il colore che preferite. Il nostro flatting all'acqua, un flatting all'acqua matte, rigorosamente matte questa volta. Un colino, quindi un setaccino, un bilancino, una bilancia da cucina, un pennello e degli aggeggini io sto usando qui degli stecchini per rimescolare i colori man mano che si formano. Mettiamoci subito all'opera.
Troverete specificate tutte le grammature qui sotto nel box informazioni. Io sto facendo poca vernice, ma in proporzione voi aumentate le quantità. 20 grammi di gesso. Ok. E setacciamolo. Ok, i 20 grammi sono stati setacciati, mettiamoli da parte. Per la vernice lavagna non magnetica, quella normale, mettiamo 20 g di flatting all'acqua ben miscelato. Quindi 20 g di flatting e 10 g del colore che desidero. Io quella non magnetica la farò rossa, perché poi vi faccio vedere quanto viene carina, e metto 10 g di colore qui. Naturalmente uso gli acrilici, eh? Benissimo, abbiamo le componenti della nostra pittura lavagna, sono solamente queste tre, quindi è una mistura composta da 20 g di gesso di Bologna setacciato, 20 g di flatting all'acqua e 10 g di colore. Come prima cosa, quindi, verso il flatting all'interno del gesso. Se il gesso sarà setacciato, state tranquilli, non vi farà grumi. Adesso, aiutandomi con un pennello, prendo i 10 g di colore e li verso nell'impasto di gesso e flatting. È rimesto bene. A questo punto la nostra vernice lavagna è pronta, andiamola subito a provare. Ho preparato il mio supporto ligneo per raccogliere la vernice lavagna e ho protetto la parte dove non volevo che la vernice lavagna aderisse. Come vedete, questo tipo di vernice essicca molto velocemente, allora potete aggiungere poco poco di acqua prima di utilizzarla per renderla nuovamente maneggiabile fino a quando appunto la vedrete pronta per l'utilizzo. Quindi con il pennello rosso, ben intinto di vernice lavagna, andiamo a stendere questa vernice su tutto, spalmandola ben bene, quindi stendendo anche quei grumetti, vedete, che si vanno formando. Fate asciugare e date almeno 3 mani di questo colore. Più ne date, più spessa e robusta verrà la superficie di lavagna della vostra tavoletta. Più liscio sarà il supporto, più liscia sarà la vernice stessa. Quindi ci vediamo dopo le 3 mani date. Facciamo asciugare perfettamente tra una mano e l'altra. Per preparare la nostra vernice lavagna magnetica, questa volta utilizzeremo, invece del colore acrilico, il pigmento ossido di ferro nero in polvere. E allora avremo sempre i 20 g di gesso, i 20 g di flatting all'acqua, che si vede qui, eccolo, poi 10 g di polvere di ossido di gesso e un pochino d'acqua. Cosa bisogna fare? Bisogna mettere un po' di acqua nell'ossido e farla amalgamare, renderla una sorta di cremina, un po' come fosse la densità del colore acrilico, in modo che l'ossido non faccia grumi. Allora, versiamo questa volta il nostro flatting dentro l'ossido in modo che abbia maggior tempo per disciogliersi e stabilizzarsi un attimo. E quindi piano piano uniamo le nostre polveri. O versiamo il colore nella polvere, o versiamo la polvere nel colore. Con questo secondo passaggio, versare la polvere nel colore, io schiaccio sui margini tutti i grumini perché vorrei fare venire una vernice lavagna leggermente più sottile di quella rossa, che invece l'ho voluta far venire leggermente più spessa, più rustica, diciamo così. E se nell'amalgamare diventa troppo fitta, aggiungiamo un po' d'acqua e amalgamiamo col pennello. Quindi la quantità di acqua è variabile, sempre quel bicchierino da caffè più o meno. A questo punto prendiamo la superficie che vogliamo far diventare una lavagnetta. Ok, e adesso questo tagliere diventerà la mia nuova lavagnetta. Andiamo. Ovviamente con le vernici lavagna di diverso colore potrete andare a decorare le vostre lavagne senza inficiarne la possibilità di scriverci sopra. Ok, facciamo asciugare e diamone dalle 3 alle 5 mani.
Per rendere magnetica la nostra vernice lavagna che abbiamo preparato con la ricetta base di 20 g di flatting, 20 g di gesso e 10 g di colore, adesso dobbiamo passare un paio di mani fatte da 10 g di ossido di ferro, del colore che preferite, naturalmente del colore con cui avete scelto di fare la vostra lavagna, in questo caso nero, e 20 g di altro flatting. Come lo prepariamo? Da passare sopra la superficie che avete già reso vernice lavagna. Come lo prepariamo? Molto semplice, versiamo a poco il flatting nell'ossido e mescoliamo. Quando avrete un colore cremoso e liscio, quindi tutti i grumi si saranno disciolti nel flatting e la vernice comunque risulterà cremosina, quindi ben stendibile a pennello, sarete pronti. È una vernicetta che servirà anche da finitura, impermeabilizzazione, e quindi, anche se già la vernice di per sé così è impermeabile, ma è un'ulteriore protezione. E passatene a pennello un paio di mani. Più ne passate, più la vostra lavagnetta avrà un potere magnetico. Un potere magnetico che è comunque relativo a piccole cose. Non pensiate di poter attaccare alla lavagnetta magneti bestiali o robe pazzesche, piccole cosine. Fate asciugare e ripassatene 2, 3, 5 mani e così vedrete che prenderà molto bene. Ossido e flapping. Fatte asciugare le lavagnette, che nel colore vedo un po' falsate, vi risulteranno così, un po' opache. Le mie sono ancora bagnatelle, perché le ho asciugate così col phon, ho fatto un errore madornale. Non asciugatele col phon, perché naturalmente crettano, fanno le crepette. Vabbè, ma se le asciugate naturalmente questo non vi succederà, anche quando comunque non inficerà la lavagnetta stessa, che come vedrete... Io scrivo al contrario, è una lavagnetta da 10 e lode perché rimane scrivente. E questa, guardate che carina, perché è lavagna sia nella parte nera ma anche nella parte rossa. E allora guardate, noi potremmo decorare anche la nostra parte rossa e cambiare le decorazioni della lavagnetta un po' al nostro gusto e dare alla nostra lavagnetta ogni volta una nuova fantasia, che poi può facilmente... Adesso io qui non ho il cassino con me, ma ovvio con dei tovaglioni di carta, che poi potete togliere lì per lì semplicemente cancellando. Ma se vorrete pulire in maniera definitiva e farla ritornare rossa come era prima, basterà bagnare il canovaccio con cui lo state facendo e ripassare, e lei si pulirà totalmente. Vedrete, ci sarà lo sporco del gesso sulla lavagnetta, ma non ci sarà il rosso del colore, come non ci sarà il nero in questo caso dell'ardesia. Quindi si toglie totalmente e ritornano come nuove. Poi se volete le lavate con molta facilità e il colore rimane, il nero rimane qui, non lo trasportate sul vostro pannetto. E le vostre lavagnette, naturalmente, dopo che le bagnate, fatele riasciugare bene prima di scriverci, perché sennò non diventano più di facile presa per i gessetti stessi. Per quanto riguarda il potere di adesione della calamita, mettendo in verticale il nostro tagliere, come vedete la calamita sta... E sta anche abbastanza bene. Io ho dato qui solamente 2 mani di vernice, quindi pochissima. Più vernice magnetica darete, maggiore naturalmente sarà il potere attrattivo di essa verso le calamite. Certo, se cominciate a mettere dietro la calamita fogliettini e varie, questa cadrà. Ma come vedete, resiste. E allora, vedete? Abbiamo creato così la vernice a lavagna, che può essere sia una semplice vernice lavagna colorata o nera, sia una vernice lavagna che sia anche magnetica. Ci vediamo per le foto! A
Avete visto che facile farla? Non ci vuole proprio niente, solamente un po' di creatività e dei materiali che stanno là nei nostri scaffali ad aspettare che vengano utilizzati in maniera sempre diversa. Vi sprono sempre ad utilizzare il materiale non soltanto per la cosa per cui è fatto. E questo concetto sta alla base della creatività. Ogni cosa non ha solo la funzione che altri hanno deputato essere l'opportuna per quella cosa, ma ogni cosa può avere più funzioni e anche i materiali della creatività possono assurgere a diverse funzioni. Amplificare all'infinito le loro potenzialità. Scopritele, sperimentatele e divertitevi con Arte per Te. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Noi ci rivediamo molto presto per mettere in pratica e per utilizzare in un progetto questa nostra pittura lavagna, in un progetto più finito di quello che vi ho fatto vedere nel video, che è una semplice lavagnetta. E cliccate un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, condividetelo se volete che Arte per Te cresca e che venga conosciuto da più persone possibili, lasciatemi un bel commento per scrivermi o la vostra ricetta della pittura lavagna, o se questo progetto vi è piaciuto, o cosa vorreste vedere realizzato con su questa pittura lavagna, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, vi aspetto su Facebook!